Chef, buongiorno. Buongiorno. E grazie. Grazie. Casa Perbellini, 2 stelle Michelin da? 2016 qua, guida 2016, presa nel 2015 e prima isolarizza dal 2002. Ormai sono 20 anni. Ricorda l'emozione quando è stata consegnata la seconda stella? Io ho avuto la fortuna di andare a porta, tutto in quel momento, nel senso che sapevo che presentavano la guida il giorno dopo, ma non sapevo perché mi avevano invitato a porta. E allora sono stato oltretutto l'unico in Italia. Come si continuano a trovare nuovi stimoli, nuovi menù, nuove idee per crescere? Allora, io sono uno che mi stanco abbastanza velocemente delle cose, per quello che cambio il menù ogni 2 mesi, perché comunque la stagione va avanti. E poi se guardo i piatti che ho fatto 30 anni fa, tanti di quei piatti sembra che non li abbia fatti io, perché comunque c'è stata un'evoluzione. C'è stata un'evoluzione sia dal punto di vista climatico, sia dal punto di vista della clientela, sia dal punto di vista del sottoscritto, perché comunque nella vita hai un percorso e adesso capisco tante cose che magari da giovane non capivo o mi piacciono delle cose che da giovane magari non mi piacevano. Il ristorante che ha lei di percorso, il ristorante che per lei in qualche modo le ha un po' cambiato la vita e il piatto? No, qualcosa di... non posso dirlo perché mi sono innamorato di tanti. Jacques Massimet a Nizza, a Saint-Éclair, può essere Marc Veyrat, può essere Pino Cuttaia, la prima volta che sono stato da Pino perché ho trovato una grossa similitudine tra me e lui, perché io ero in un capannone di Solarizza e lui era a Licata. Ho avuto tanti periodi e tanti amori e tante cose che mi hanno segnato. E quindi poi in qualche modo cresce anche quelle esperienze. Assolutamente. Ho notato che a tanti, quando faccio questa domanda, in generale di chef di un certo peso, di una generazione in qualche modo che ha vissuto la gastronomia in maniera così importante, spesso c'è la Francia. Ma c'è la Francia perché io dico sempre che la Francia è quella che ti costruisce come precisione, come metodo. Però là ti formi in una maniera diversa che da noi cominciamo... Adesso si comincia ad essere molto precisi come loro, ma là c'è una scuola ben precisa. Però da lì secondo me un poco deve passare. Potrebbe essere quasi una tappa obbligata. Sì, assolutamente. La delusione più grande invece c'è stata una volta che si aspettava di andare in un ristorante, un'esperienza che è stata per lei deludente? Anche se... Succede molto spesso. Quando vai in un grande ristorante hai delle grandi aspettative. Spesso e volentieri, specialmente nei paesi nordici dove c'è una cucina non cucinata, io rimango deluso, ma perché io sono per una cucina dove c'è il mestiere del cuoco. Però invece delle volte rimani... piacevolmente colpito. Ma io vengo da un'esperienza di 3 giorni fa con una serie di piatti che me li ricorderò per tutta la vita in un grande ristorante italiano di un carissimo amico. Beh, dato che è stata un'esperienza, posso chiedere di chi? Ero in Sicilia. Ah, ok, in Sicilia, va bene. Quindi mi ero da Pino e mi ha dato una serie di piatti tutti nuovi e sono rimasto... colpito. Colpito affondato. Non vedo l'ora di tornarci. Quello è meraviglioso, cioè l'idea di non vedo l'ora di tornarci, credo che sia il complimento più bello. Beh, quello che io dico sempre, quando parlo con i miei, cioè non dobbiamo far cadere le cose dall'alto, dobbiamo fare le cose molto buone, dove la gente entra e quando esce dice, però, sono stato bene, punto. Questo è il nostro punto di partenza. Quando ho cambiato su chef 4 anni fa, ho cercato qualcuno che vedesse la cucina da un'altra angolazione. Quella che io non conoscevo e devo dire che mi ha insegnato molto e adesso, cioè se guardi i piatti di adesso... Cioè il suo sous-chef le ha insegnato molto? Il sous-chef che c'è stato per 2 anni, sì. Io suono solamente la marcia trionfale della Ida e voglio suonare qualcosa di rock, devo cercare qualcuno che me lo insegni perché qua il cliente è in cucina, per cui quando io ho fatto questo locale qua volevo far capire, 10 anni fa era un po' diverso da adesso. Volevo far capire che cos'era un servizio di cucina e che cosa c'era dietro un piatto, perché delle volte uno pensa che in 10 minuti un piatto si può fare, invece delle volte ci sono 2 giorni, 3 giorni di lavoro, o ci sono 4 teste e 8 mani che compongono il piatto. Per cui io volevo trasmettere questo e volevo far passare un grande ristorante per un ristorante normale. In casa Perbellini è tutto più complicato, ma è tutto più normale per il cliente. E l'avventura adesso del trasferimento da casa Perbellini a 12 Apostoli è una nuova sfida? È stato un momento di pazzia, perché
Io ho dato disdetta e un giorno ho preso dalla follia e mia moglie che mi spingeva un po', mi ha detto se hai coraggio fallo, non avevo un'alternativa. Però come dicono sempre, qualcuno ha guardato in giù, o delle volte si chiude la porta, si apre un portone, e poi c'è stato tanto anche di Silvia che ha detto che non era il momento che mi ritirassi. Beh, è bello anche che la moglie invece che prendersi, continui ancora a spronare, vuol dire che a te... Sì, no, ma tutto quello che abbiamo fatto, devo dire che dico sempre che è il 51%, perché fino adesso non abbiamo sbagliato nulla, perché tanto ha deciso anche lei. E se non avessi fatto lo chef... Cosa le sarebbe potuto fare così di idea? No, di idea, quello che avrei voluto fare. Quello che avrebbe voluto fare. Se mio nonno fare. Non mi avesse... avrei voluto fare il pilota. Ok, il pilota. Di aerei, non di... Ma prima della pandemia che viaggiavo molto, sceglievo dove andare a prendere l'aereo, che volevo prendere per magari volare con un A350 piuttosto che un 787. Quindi la passione mi è rimasta. Ho volato in cabina con due piloti professionisti, un volo di linea, è stato insomma come per un bambino sulla giostra. L'hamburger che preferisci al McDonald's? Frequento poco il McDonald's. Ci provo, sì. Prima o poi troverò quello che dice Crispy McBacon. Però l'hamburger lo mangio, ma io non lo mangio. E se devo mangiarlo, il posto per me è top, è New York sulla 57esima. Pizza invece la mangia? La faccio. La fa? Vabbè, giustamente, è vero. E il gusto preferito suo? Beh, la mia preferita è pomodoro confit, burrata e olive. C'è stata una richiesta, vabbè, immagino di sì nel corso degli anni, ma si ricorda qualche una richiesta che vi ha in qualche modo scombinato completamente in cucina, che vi ha fatto impazzire? Abbiamo fatto da mangiare al balcone di Giulietta, in casa di Giulietta, 3 anni fa, e siamo andati accampati, abbiamo fatto 4 piatti, e questa è stata una bella avventura. Insomma, poi Verona e Giulietta e Romeo, per cui averlo fatto lì. Giovanni Leve, sì. C'è qualcuno che trova particolarmente interessante o che l'ha colpito particolarmente? Critica che faccio, che c'è troppa emulazione e poca originalità. Le giovani leve sembra che vogliono arrivare, cioè che non facciano un ristorante per il cliente, ma facciano un ristorante per un loro ego e per qualcosa. O per la stella o per i riconoscimenti. Sì, le giovani leve, l'obiettivo non è far star bene il cliente, ma è fare delle opere per essere riconosciuti. E invece la prima cosa che un ristorante dovrebbe fare è accontentare il cliente e farlo uscire soddisfatto. Però io l'altra sera sono uscito volando, cioè mangiando delle cose che uno dice, caspita, dal nulla ho tirato fuori delle emozioni. E come definirebbe la sua cucina? Perché la cucina è Casa Torbellini, perché la cucina è in evoluzione. Casa Torbellini è una semplicità molto complessa. Poi la mia cucina è l'ossessione del gusto. E quando costruisce il menù, nel momento in cui decide di cambiare, da dove parte? Parte da un'idea, da un ingrediente, da una sensazione? L'80% parte sempre dalla stagione. Perché okay. Scriviamo, tiriamo fuori i piatti della stagione e poi da lì si parte. Chef, io la ringrazio, abbiamo tutti imparato qualcosa, abbiamo imparato anche che può essere grandi e essere umili, imparare sempre noi qualcosa e vedere che chi hai davanti ancora stia imparando, quello forse è un insegnamento ancora più figo, nel senso che non ti senti arrivato mai e hai la sensazione di avere quell'umiltà, di poter continuare a crescere, continuare a voler imparare qualcosa. Quindi grazie, grazie per l'esperienza, grazie per tutto. Ma è quello che io predico ai miei.